Il salotto di Bike Show diventa TV. In onda adesso su Sky. Bike Show TV è anche online sul sito www.bikeshowtv.com, anche su HTB 8 13° Est, frequenza 12.149. Gentili ospiti, vi leggo il verdetto della giuria del premio Indrizio d'Oro per la stagione 2011. La giuria del premio Indrizio d'Oro si è riunita per la 40ª volta il 22 novembre 2011 presso l'albergo stazione di Indrizio. Ha valutato soprattutto l'importanza che il premio ha assunto nel campo del ciclismo professionistico internazionale e l'importanza delle personalità che ogni anno senza interruzione ha premiato. Ciò non dimenticando il premio denominato Mendrisio d'Argento, che annualmente mette in risalto un ciclista dilettante svizzero di sicuro avvenire. Ciò premesso e di considerazione dell'importante traguardo raggiunto dal premio, la giuria ha formulato il seguente verdetto. Mendrisio celebra il quarantennale del Mondiale 71 e del premio che ne ha creato la continuità. La giuria indica all'unanimità in due grandi personalità del ciclismo mondiale i personaggi del Mendrisio d'Oro 2011 e di Merckx, che conquistò proprio a Mendrisio il secondo dei suoi tre titoli mondiali da professionista, aggiudicandosi anche il premio Mendrisio d'Oro nel 1972. Indimenticabile, Mendrisio 1971, credo anche per Marco Lotta. Indimenticabile, perché Marco Lotta ebbe un ruolo speciale, di cui ci parlerà sicuramente nella sua presentazione di Eddy Merckx. Signore e signori, buonasera. Buonasera a tutti voi. Amici sportivi, amici del Mendrisio. Ebbene, abbiamo vissuto un po' di Amarcord con tante emozioni, un fascio di immagini che ci hanno portato un po' indietro nel tempo, di 40 anni anche. Io sono stato invitato alcune settimane fa a parlarvi di Eddy Merckx. Ho ovviamente accettato, non volevo perdere questa occasione. Questa mia presenza alla festosa serata del 40° del Mendrisio d'Oro mi offre infatti l'occasione per esprimere a lui, a Eddy Merckx, che sicuramente gli verrà trasmesso questo mio messaggio, i profondi sinceri ringraziamenti per quella sua magistrale impresa, associandola all'antagonista di quella grande giornata dell'Ide e quindi a Felice Gimondi per l'impegno profuso da ambedue a quel nostro mondiale. C'è infatti una mia stretta di mano in sospesa da 41 anni, sembra ancora attendere probabilmente, forse per l'anno prossimo. Speriamo di poter raggiungere Eddy Merckx proprio per un abbraccio, per una bella stretta di mano. Nel 1969
la commissione dell'Eurovisione e la società svizzera di radio e televisione mi assegnarono l'incarico di produrre, in qualità di produttore e di regista, i mondiali di Mimbrisio, 40 anni fa. Si sentono, si vedono, insomma è passato un bel periodo di tempo. Con Renato Lepori e Carlo Re avviai la progettazione dell'impegnativo compito. Nei miei sogni, quello di Mimbrisio sarebbe dovuto essere un mondiale modello. Pensai a ben 18 telecamere, tra le quali due mobili e una panoramica dall'alto, capace di assicurare con due elicotteri il collegamento verziano a colori lungo l'intero percorso. Sarebbe stata la prima volta al mondo. Un'impresa, oltre che onerosa, anche tecnicamente assai complessa. Approvato il progetto dalle istanze competenti a livello internazionale, affrontammo in 110 tecnici, operatori, cronisti, assistenti alla produzione, tra l'altro in una squadra di allora c'era anche l'amico Flavio Beretta, che anche lui faceva parte del gruppo dei televisivi della TSI. Affrontammo l'impresa favorita dal tempo che ci permise di seguire metro per metro, senza soluzione di continuità, lo sviluppo della corsa inserita nello stupendo paesaggio di Mimbrisio, della campagna d'Orna. Una scenografia mozzafiato offerta a milioni di spettatori collegati in Eurovisione. Ma l'evento assunse un tono superlativo, magico, grazie soprattutto ai protagonisti che ci risparmiarono non un arrivo a singole, a una volata di un intero plotone compatto, ma bensì da un duello all'ultimo scatto, offerti da due superlativi attori della scena ciclistica mondiale, Eddy Merckx e Felice Gimondi. I due ci proposero infatti un fascio di stupende emozioni che resero indimenticabile quella maiuscola giornata di sport dal profilo tecnologico, ma soprattutto per i contenuti che hanno nobilitato quell'evento. Contenuti essenziali per valorizzare anche l'impegno tecnico. Senza quell'emozione che ci hanno servito, evidentemente anche l'impegno tecnico sarebbe passato in secondo piano. Fu un'impresa quella degli atleti per la quale desidero stasera, con 40 anni di età, ringraziare proprio Eddy Merckx, che diede lustro a Mimbrisio, ma conferì nel contempo un'importante patente di professionalità ai realizzatori di quella telecronaca realizzata dalla microscopica televisione della Svizzera italiana, dalla RPSI, un progettivo sommerso poi augurio che il giorno seguente fu messo a tacere da una serie di innumerevoli messaggi di felicitazioni per le emozionanti fasi del mondiale vinto dal campione belga. Dal campione belga Eddy Merckx, che occupava già allora un posto importante nella classifica internazionale dei grandi. Un atleta ritenuto un indiscusso dominatore della scena ciclistica mondiale. Erano gli anni 60 e 70. Merckx, un esteta, un campione atleticamente perfetto, sarebbe stato in grado di emergere in ogni disciplina sportiva. Un fuoriclasse che per decenni fu al centro di accesi dibattiti fra tifosi per capire chi fosse più grande di tutti i tempi, Eddy o Fausto Coppi, un interrogativo rimasto giustamente senza risposta, anche perché ambedue, Merckx e Coppi, meritano di essere ricordati come atleti di elevato spessore sportivo. Campioni di valore che hanno però dominato la scena in momenti diversi, sia dal profilo tecnico ma anche da quello sociale, e quindi difficilmente paragonabili. Eddy Merckx non ha mai percorso le tortuose strade ancora affiancate dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale, non ha mai affrontato i tornanti alpini in terra battuta, ma ha saputo, Merckx, essere l'incontrastato dominatore nei primi incontri con le moderne tecnologie, promosse da una società sempre più ricca di affascinanti innovazioni, che per carattere Eddy
sapeva usare magistralmente, per dare tutto se stesso, convinto che un atleta deve, in ogni circostanza, poter esprimere il meglio di se stesso. Merckx, un motore umano, come lo definì Gaetano Belloni, un atleta, Merckx, dotato pure di un'invidiabile autocritica, sinonimo di intelligenza e abbinata ad astuzia e volontà, ne ha pure fatto un indiscusso gentleman, capace di dosare in ogni momento le sue forze e di scoprirci. Merckx, sinonimo di corridore completo, unico, dal colpo di pedale dirompente, e negli anni ha composto un fantastico palmarès, un campione dotato di energie che con innegabile saggezza ha affiancato al suo temperamento agonistico, che lo ha portato in molte occasioni ad aggredire letteralmente l'asfalto sia in pianura sia in salita con un impeto che nessun altro ha mai uguagliato. Un giovanotto egli, che nel corso di 20 anni ha collezionato un numero impressionante di vittorie. Lui, tra le sue stupende imprese, ama ricordare, glielo ha detto nell'anno dei mondiali, quindi Mendrisio, ama ricordare con malcelata emozione le vittorie al suo secondo Giro d'Italia, l'inizio 5, ma quello, il suo secondo, fu quello più sentito. La maglia d'ala pure portata a Parigi al suo primo tour, l'inizio 5, le affermazioni sulle strade di casa della Nord Europa, la Milano-Sanremo del 76, lo vide per 7 volte vincitore in Viale Roma, i suoi 5 giri di Lombardia e soprattutto il primato dell'ora, colto nel 72 a Città del Messico dopo aver conquistato la maglia ritirata a Mendrisio. Un'impresa che per lui rimane un momento magico, accanto agli altri 2 titoli conquistati poi in seguito e prima aveva vinto anche una maglia ritirata da dilettante. Un curriculum di vittorie collezionate da un agente diventato campione grazie ai suoi genitori, lo ha affermato in una divagazione fantascientifica lo scrittore e giornalista Carlo Sirtori. Sirtori affermò infatti in un suo El Zeviro che egli deve le sue vittorie a sua mamma. La potenza sprigionata da egli in età adulta andrebbe infatti ricondotto a una singolare malformazione fisiologica. Pare, insinuò allora Sirtori, che la mamma diede ad egli ancora in embrione, durante i mesi della gravidanza, una quantità superiore alla media di ossigeno, permettendogli di usufruire di un'emoglobina ricchissima in ferro, concentratasi nel muscolo, assieme a dosi straordinarie di proteine e di estrogeni. Un dono di madre natura, o più precisamente di mamma Merckx, che gli permise di essere quell'atleta che ne fece nella sua epoca il più grande protagonista del ciclismo mondiale. Un'arma segreta, immaginata da Sirtori, che permise a Denti di offrirci la magica giornata che abbiamo rievocato stasera con una serie di immagini e che nel 71 ci ha fatto vivere la giornata che lega indissolubilmente e di Merckx, seppur assente stasera, al nostro Mendrisio d'oro, ma anche alla città di Mendrisio, al Ticino, alla sua gente. Un grazie a Eddie che ritroveremo con grande affetto e con grande piacere qui fra di noi, a Mendrisio. Grazie a tutti. Posso dire tranquillamente una pennellata d'autore per un grande campione. Abbiamo capito anche questa sera. Mancherà quella stretta di mano. Manca la stretta di mano. L'abbiamo solo rinviata. L'abbiamo rinviata, sarà sicuramente presente, sarà uno dei momenti magici quando tornerà a Mendrisio, sono sicuro che tornerà. Allora io chiederei a Marco Glaser, visto l'occasione, di sostituirsi un po' di me, va bene? Perché comunque c'è una premiazione. Ah sì. E certo, allora io chiamerei sul palco il rappresentante di Mancastato Mary Bernardaschi, chiamerei Alfredo Maranesi, presidente del Velo Club Mendrisio, e chiamerei naturalmente Renzo Bordogna per questa premiazione. Grazie. Allora arriviamo con Renzo Bordogna.
l'anima del Mito d'Oro e soprattutto la signora Bernatacci, che ci siamo incontrati. Allora io non sono un corridore, non sono un ciclista della Vita. Marco Zagara ha fatto di tutto, che porta. Ha fatto di tutto nella vita, è bellissimo. È diverso, però lo ha interpretato. Quindi stasera. Francamente non mi pare, non mi confronto con Eri. Oggi stasera parlavi della mamma. È una lista lunga. Stamattina ne abbiamo parlato, della mamma. Eccoci con Alfredo Maranesi, Enzo Bordogna. Allora, facciamo così, la stretta di mano. Enzo Bordogna fa Marco Glaser, Marco Glaser fa il diverso. E così siamo a posto. Io voglio dire una cosa sola, per i mondiali del 71, non dimenticando però che a Medvisio c'è stato un altro mondiale nel 2009 che è stato comunque significativo. Vi racconto un aneddoto, quasi una barzelletta. Ero a Forte dei Marmi, avendo vicino al mare, e arrivarono una decina di cicloturisti e si misero così a bere l'aperitivo, a parlare, e io ero con una persona del posto. A un certo momento sentì che parlavano di ciclisti e allora uno disse: ma sai, io li ho visti quasi tutti, era forse una decina d'anni fa, li ho visti quasi tutti, però c'è una cosa: il mondiale più bello è stato quello che ha vinto Merckx con Gimondi, dove? A Medvisio, e discutevano, no? Io ero lì tranquillo, poi andai lì dopo un po' e dissi: posso offrirvi da bere così in tranquillità? Perché? Perché modestamente ero il presidente dell'organizzazione dei mondiali del 71. Per dirvi un ricordo. E quindi non ricordo, perché è stata una favolosa cooperazione, una collaborazione con Renzo Borgogna allora e quelli della Radio Televisione. Ci fermiamo qui per il momento? Allora, vi posso di nuovo accomodare. Grazie a Corrado. Ma come si dice nei migliori programmi, non finisce qui. Perché torna Silvano Chiesa, non ci siamo dimenticati. Ci sono due nomi. La giuria ha indicato come se la seconda personalità in Fiorenzo Magni, che per 40 anni ha diretto la giuria del premio nella sua carica di presidente. Questo è il verdetto in una traiettoria di 91 e più anni che non è facile ricordare. Quei due là, e poi c'era lui, quei due là erano Coppi e Bartali, Coppi Fausto da Castellania, Bartali Gino da Pontereno. Si scriveva così: prima il cognome, poi il nome ed infine il luogo di nascita. E la vetrella dei corridori di spicco si nascondeva spesso in villaggi, dentro le cascine, sotto i campanili, lungo i fossati. E poi c'era Magni Fiorenzo, da Baiano di Palato, terra di telai. Telai per tessere e telai per correre in bicicletta. Comunque telai per guadagnarsi la vita a forza di metterci l'anima e il sudore. Ce l'aveva scritto addosso Fiorenzo, che come un bel fiore un giorno avrebbe sputato un seme e messo radici, per ergersi poi dritto come un cipresso e solido come una quercia, ed arrivare all'infinito come
Ha cominciato a pedalare a 16 anni, Fiorenzo Magni. Adesso è tornato prima nome e poi cognome. Magari scritto tutto da capo e tutto d'un fiato, perché è come uno sprint. Il suo maestro era Vignaldo, da Montemurlo, un corsaro che ne faceva di tutti i colori, ma che predicava bene come un certosino. Ha letto alle 9, sveglia alle 7, tutti i giorni in bici, anche a Natale e a Capodanno, poco tempo a tavola e quel poco tempo però masticando molto. E appena possibile, gambe all'insù, tanti massaggi e un bagno con acqua, sale e aceto. Il suo avversario era Alfredo Martini, da Firenze. E invece semplicemente perché la mamma Regina aveva avuto un parto difficilissimo, altrimenti sarebbe stato da Calenzano. E nel 1937, da aspiranti a Scandicci, Martini superò in volata proprio Magni. Non sarebbe più successo. Martini correva già da un anno, Magni debuttava proprio quel giorno, Martini è diventato gregario e amico di Magni, come precisa Fiorenzo Magni. Fra noi non c'è mai stata una mezza frase storica. Se si apre il libro dei ricordi, Magni ha conquistato 3 giri d'Italia, 3 giri delle Fiandre, 3 campionati italiani, 3 giri del Piemonte, 3 trofei Bernacchi, più decine di tappe e classiche, circuiti e americani, criterio e gran premi. Correndo con quei due là, come dice lui, nessuno mi ha mai regalato niente. Eppure, come aggiunge, è stata una grande fortuna. Senza quei due là non avrei mai imparato a saper perdere, perché nel ciclismo, come cuore nella vita quotidiana, capita di perdere più che di vincere. Come nessun altro, Fiorenzo Magni è il ciclismo. È l'ultimo eroe dell'epoca eroica. È l'ultimo romantico dell'epoca romantica. Ma è anche il primo moderno dell'era moderna. È stato lui ad aprire il ciclismo al mondo, a spalancarlo alle industrie con la prima sponsorizzazione. E per il ciclismo ha fatto tutto. Dal direttore sportivo al commissario tecnico. Dal presidente della Lega del Ciclismo al presidente dell'Associazione Corridori, fino a concepire e a creare il Museo al Ghisallo, che non è solo un luogo di raccolta e di memoria, di culto e di ispirazione, ma che è, nella sua visione e non nella mia, una fabbrica di idee e di sentimenti. Fiorenzo Magni è il ciclismo e non c'è atleta, meccanico, massaggiatore, dirigente, giornalista che non gli debba dire grazie per una parola, un mestiere, un'illuminazione. Anche quei due là, nessuno ha allungato la loro carriera come Fiorenzo Magni. Questo è il ritratto di Fiorenzo Magni che trovate anche sul sito web della Gazzetta dello Sport. È stato scritto a 4 mani con Marco Pastonesi, che credo sia uno degli ultimi cantori del ciclismo moderno. Questo è il Fiorenzo Magni di tutti. Il mio Fiorenzo Magni perde Magni e rimane sempre e soltanto Fiorenzo, che ti segue ovunque, che è più informato di Wikipedia, che conosce per filo e per segno i movimenti e gli spostamenti di tutte le persone che godono della sua fiducia e dunque della sua stima. Il mio Fiorenzo telefona e ti dice: è tanto che non ci sentiamo, e magari ci si era sentiti 2 giorni prima. Il mio Fiorenzo dice: se stai bene tu, sto bene anch'io. Il mio Fiorenzo
parla e quasi non ascolta le risposte. Dà per scontato che tutto vada per il meglio, che la ruota giri nel verso giusto, che i progetti stiano per arrivare a compimento. Il mio Fiorenzo sussurra: ti volevo ricordare, eccetera, eccetera. Nessun punto di domanda, solo affermazioni. E lascia sottintendere sempre qualcosa per vedere in quanto tempo arrivi al traguardo delle sue intenzioni. Fiorenzo ti misura sempre. E quando ti dà l'appuntamento, se l'ora Y corrisponde alle 15 spaccate, arrivare alle 15, 2 minuti e 11 secondi significa finire fuori tempo massimo. Perché ricorda, io ho vinto 3 giri d'Italia, nel 48 con 11 secondi su Cecchi, nel 51 con 1 minuto e 46 su Astenbergen e nel 1955 con 13 secondi su Coppi. Sommando i 3 distacchi si arriva a 2 minuti e 10, il che vuol dire che arrivare dopo quel tempo limite è come perdere tutto. Il mio Fiorenzo è l'inventore della sponsorizzazione nello sport extra case ciclistiche, la Nivea al posto della Transfugaganna fuori tempo massimo. Il mio Fiorenzo è il sindacalista che teneva sulla corda Fiorenzo Magni, il più geniale degli organizzatori al mondo, ma che lo sosteneva con le telefonate all'alba nei momenti più complicati dell'organizzazione del Giro d'Italia. Il mio Fiorenzo è il commissario tecnico che lancia nel proprio ruolo l'amico Alfredo Martini verso la gestione più luminosa della nazionale, quasi a ricompensa dell'equilibrio ritrovato con la storia di un paese che è stata poco generosa con chi la pensava come lui in un certo periodo non certo luminoso. Il mio Fiorenzo Magni è l'imprenditore, perché nell'impresa ci vuole il cognome. Ma torna Fiorenzo nel mondo dell'automobile perché è così pragmatico da arrivare ad essere presidente dei concessionari Fiat e Lancia, preferito in quel di Torino anche a quei concessionari già arbitri di Serie A. La Juve non aveva certo bisogno dell'arbitro di Serie B. Il mio Fiorenzo è l'uomo tutto d'un pezzo che gira le spalle e apre le porte di casa ai tedeschi o ai giapponesi quando il prodotto migliore arriva dalla Germania o dal Sollevante. Il mio Fiorenzo stima gli avversari e li stima così tanto da considerarne l'origine dell'amicizia che va al di là della rivalità, magari dura ma mai volgare. Il mio Fiorenzo riconosce ad altri, a Coppi e a Bartali, di essere stati più forti e magari più grandi. Il mio Fiorenzo ama la moglie, sprona le figlie, sostiene i nipoti, soprattutto quando il destino buono volge le loro spalle. Il mio Fiorenzo è quello che, a pochi chilometri di distanza, ascolta il mio stesso primo giornale radio alle 5 del mattino, immediatamente dopo l'inno di Mameli, ora diretto dall'effervescente Giovanni Alvelli. Il mio Fiorenzo è uno dei punti fissi del fattore M, che esalta i pregi di Merckx, che abbiamo sentito prima, di Martini, che è il suo amico per eccellenza, del Mendrisio d'Oro e anche del Museo del Disallo, che è il museo per antonomasia. Il mio Fiorenzo è il confidente di presidenti di federazione e del CONI e di uno straordinario testimone della storia contemporanea e scrittore di sport e non soltanto, qual è Sergio Zavoli. Il mio Fiorenzo, a quasi 92 anni, trasmette energia persino da Facebook. Il mio Fiorenzo aspetta queste frasi da giorni per inserirle in un volume che ne tratteggia la storia e ne tira fuori l'anima,
ma non gliele potevo consegnare prima di averle lette a voi in sua presenza. Per una volta sono finito fuori tempo massimo, ma credo capirà. Ora è chiaro come il mio Fiorenzo sia anche il vostro Fiorenzo, che avete deciso di incoronare come icona del premio Mendrisio a 40 anni dalla nascita, insieme a Eddie Merckx, il più grande di tutti i tempi, che è dovuto rientrare a casa per una vicenda così triste che ci permette di dire che è inaccettabile vedere morire 22 bambini in una galleria della Svizzera. E siccome è anche il vostro Fiorenzo, ve lo lascio per un abbraccio affettuoso. Noi, caro Fiorenzo, ci si sintonizza domattina alle 5 dopo l'inno di Manuel. Grazie. Allora, questo era il suo Fiorenzo, ora tocca al nostro Fiorenzo Magni salire sul palco per ritirare il Mendrisio d'Oro 2012. E come al solito lo scalo è grande. Io devo dirvi, io sono uno che si emoziona facilmente, sono un po' un piangino. Aver sentito queste parole non ha fatto altro che farmi sudare ancora di più le mani, farmi venire la pelle d'oca, credo a tutti. Queste cose le sapeva e le sa benissimo Fiorenzo Magni, però sentirle per bocca di un amico credo che sia qualcosa di indimenticabile. Angelo Zomenian mi ha stravolto. Io non sono facile, sono difficile. Mia moglie, che è una saggia donna, mi è stata molto vicina, perché da buon toscano, un po' chiacchieroni, un po' ironici, e se basta pensare a quello che dicevate, è tutto sbagliato e tutto da rifare. Io non, questa frase non la dico, perché non è tutto sbagliato nella vita. La vita è bella, la vita è sana, se si sa adoperare. Io ho tanti anni, e tanti anni che vengo a Mendrisio, tanti anni, e vedo tante persone che tanti anni vedo, a cominciare dal suo presidente, Renzo Bordone, che mi lega un'amicizia disinteressata, ma molto antica e molto affettiva. E questo salone, che tanti anni vengo qui, quasi tutti gli anni, penso tutti gli anni, mi fa venire gioia di vedere questi premiati, queste belle foto. Adesso ce n'è un'altra mia che io non so se lei è un d'oro, perché non ho vinto niente. E forse è un riconoscimento alla mia affettuosità a questa città. Anche perché io avevo due amici stranieri, fraterni amici. Uno era Luzon Bobé e l'altro Hugo Colt. E quindi avevo un rapporto molto affettivo di questi due grandi campioni. E quando, dicevo oggi, ho avuto l'onore di avere assieme a fianco a me, a venire a Mendrisio come il presidente della federazione circo italiana, l'amico Armando De Cocco. Quando si passa il confine e si entra a casa vostra, è un altro mondo. Probabilmente voi non vi rendete conto di quanti siete fortunati, perché sì, ci saranno tutti i problemi che ci sono nella vita di tutte le città, di tutte le province, di tutte le nazioni, ma se facciamo il confronto a quello che c'è altrove, siete fortunati. E io sono fortunato a avere tanti amici a Mendrisio. Quindi sono molto contento questa sera. Questo premio, che l'ho visto in anteprima, sarà fra le cose più importanti della mia
lunga carriera, 20 anni, tanti 20 anni, e naturalmente di premi ne passi tanti. Questo prenderà una delle prime posizioni, perché è bello, e poi si è la nostalgia della bicicletta, quella che mi ha fatto sognare e mi ha fatto conoscere il mondo e mi ha fatto, posso dire, diventare prima un buon ciclista e poi un buon imprenditore, ma principalmente un buon marito, un buon nonno, un po' tutto. E quindi grazie a tutti voi per questa serata, che è anche mio onore. L'avvicinamento alle diverse è troppo grande. Lui è stato più grande dei grandi, perché io dico, lui ha vinto corse che Coppi, Bartali e Mani ne hanno vinte meno di lui. E ho finito. No, non abbiamo ancora finito, perché quelli fortunati siamo noi ad avere Fiorenzo Magni sulle tavole. E mi intriso fortunato ad avere Fiorenzo Magni regolarmente suo amico, suo cittadino. Io dico che quella foto ci sta benissimo, la merita, anche perché è una foto speciale, una foto che incarna la voglia, la grinta, la passione che Fiorenzo Magni metteva in bicicletta. Io non ho avuto la fortuna di vedere quel Fiorenzo Magni, sono felicissimo di aver conosciuto questo Fiorenzo Magni e capisco che cosa esprime quella fotografia. Esprime la volontà di non fermarsi. Era nel 1956, avevo 36 anni e sono caduto a scendere da Volterra, un gran dolore, mi hanno portato all'ospedale, frattura alla clavicola. Il professore ha detto a sono aspetti perché domani riposo, e poi sta a un cronometro di Buono Lucca. Non mi ingessa perché vado via. Ho fatto la tappa, poi sono andato a Bologna, poi Bologna-San Luca, sono andato a quel percorso e non ce la facevo, ho dovuto scendere perché era troppo ripido, perché non potevo tirare. Allora io ho avuto la fortuna sempre nella vita, sempre, ancora tutt'oggi, di avere sempre i più bravi massaggiatori, i più bravi direttori sportivi, i più bravi meccanici. Avevo Masi e Colnago, che era il gregario di Masi, pensate voi. E allora avete detto, diamo un tumorale, diamo la camera d'aria, metti i denti e vai. E così è successo. Ma il giorno dopo si partiva da Modra, Sara Pallo, sono caduto sulla frattura. Allora sono svenuto, hanno messo troppo ambulanza e mentre la ambulanza parte, io ho urlato, sono sceso, ho ripreso a correre, sono arrivato un po' indietro, c'era a fare lo stendio, era stato fatto del bondone, che io sono arrivato terzo all'arrivo e secondo in cattiva generale, ma non per merito mio, per demerito degli altri. Partiti 150, arrivati 50, in certo corridore del freddo. Anch'io avevo freddo, ma il mio mestiere deve superare il freddo e il caldo. E quindi quella foto là mi ricorda molte cose. Il giorno dopo sono andato al professor Poli, l'istituto a Milano, ma l'ho capato e c'erano due fratture. La clavicola e l'omero, ma è ingessato per 40 giorni, ma io dopo 25, siccome c'era il campione di mondo dopo, allora sono andato in officina, avevo già una concessionaria della Rotocruzzo, della Lancia, e il meccanico ha preso le forbici della maniera, ha tagliato il gesso, e comincia ad allenarmi e sono andato a Copenaghen e fino all'ultimo giro ero in fuga con dei bravi, più bravi di me, non avevo vinto, ma insomma è stata una bella cosa, un bel ricordo. Voi vedete è una bicicletta di cristallo di Boemia fatto a mano che consegniamo a Fiorenzo.
forse vi rubo ancora un secondo, perché stasera sono i secondi degli aneddoti. Ce n'è un altro che riguarda Fiorenzo Varco. Siamo diventati amici per i mondiali di ciclismo. Io gli ho chiesto evidentemente dei consigli, ho capito che era un uomo particolare che si metteva a grande disposizione e da allora abbiamo collaborato in quel tempo. La sera dei mondiali abbiamo tenuto una cena qui al mercato coperto, e tu eri presente come ero presente io. E verso le 11 e mezzo di sera evidentemente io ero particolarmente stanco. Esco, faccio la tua marcia, non mi accorgo che c'era un paletto, lo investo. Vicino a me c'è Fiorenzo Magni, di fuori mi dice: tu sei troppo stanco, domani devi andare in vacanza. Io gli ho detto: scusa Fiorenzo, io domani devo lavorare, devo recuperare tutto il periodo che ho lavorato all'80%. Mi dice: no, domani tu devi andare. No Fiorenzo. Il giorno dopo mi arriva una telefonata da Montecatini, da un albergo di Montecatini, e mi dicono: guardi che lei, Fiorenzo Magni, ha prenotato una camera per lei per 10 giorni. Grazie Fiorenzo. Io vi prego di fare un applauso a loro, che sono venuti in tanti. Poi dovrei ringraziare tanti, dalla Isonoro nei confronti dei mondiali. È importante, molto importante, che la città, la politica, da tanti e da molti che lo fanno con uno spirito di abnegazione che è difficilmente 40 anni e che non sono pochi. E ho capito anche che parecchia gente che voi vedete nel comitato là in fondo non ha la fortuna di essere qui stasera. Ecco, allora qualcosa mi è passato, non qualcosa ma molto. Così per la mente ho preferito appartarmi un attimino, perché avrei dimostrato la mia debolezza. E anche un ricordo stasera lo voglio fare a quei ragazzi, a quei 22 ragazzi e 28 in totale che hanno perso la vita. È una cosa, è stato detto, inaccettabile. È una cosa non incredibile, inaccettabile. È una cosa che ci fa pensare ogni minuto, ci fa scorrere anche così il pensiero verso il peggio, verso Eddie Merckx. Io vi prego veramente di alzarvi un attimo per un minuto di silenzio. Che mi senta veramente, per la prima volta forse, orgoglioso di avere avuto degli amici come questi che ho avuto per questi 40 anni, degli amici di grande qualità, che vengono a Mendrisio e perché quasi, come ha detto Fiorenzo, la città di Mendrisio è diventata per loro, non dico un luogo di rifugio, assolutamente, ma un luogo dove ci si viene così con tranquillità e si vedono le cose in un modo diverso. La speranza è sempre quella di essere qui, di rivedervi, di ospitarvi, di dirvi grazie per tutto quello che avete fatto e per quello soprattutto che andrete a fare e, se è possibile, andremo a fare. Grazie a tutti voi, buonasera.
Il salotto di Bike Show diventa TV. In onda adesso su Sky. Bike Show TV è anche online sul sito www.bikeshowtv.com, anche su HTB8 13° Est, frequenza 12.149.